Buonasera, bentornati al consueto appuntamento del lunedì sera. Ritorniamo purtroppo con l'amaro in bocca, visto la seconda sconfitta consecutiva del nostro Cosenza, che soccombe al Marulla contro il Genoa. Ospiti che vanno in vantaggio già nella prima frazione di partita con ben 2 gol e nonostante l'inferiorità numerica non vengono quasi più impensieriti dai nostri appunto calciatori, capaci solo di accorciare le distanze verso il secondo tempo su calci di rigore. Di questo e tanto altro ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, che inizio a presentarvi. Francesco De Filippo, direttore del pendolo.it, ci è venuto a trovare. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Quest'anno è la prima volta, vero? Beh, sì, quest'anno è la prima volta. Quindi lo rivediamo dopo la stagione scorsa. E dietro di noi abbiamo invece il fotografo super tifoso Andrea Rosito. Anche per te è la prima volta quest'anno? Davanti alla telecamera, sì. Dietro un giorno ci spiegherà che cosa fa. E poi, signore e signori, questa sera abbiamo un nostro Per la prima braccio volta. destro, una colonna portante, anche lui per la prima volta questa sera, tranne Cristian, tutto prima volta, in diretta dal vivo con noi e non in collegamento. Giuseppe Leo, bentornato a casa Ben Lupisinasce. trovati, la prima volta non si scorda mai, speriamo bene. È vero, speriamo bene che cambi la sorte di questa situazione a quanto critica al momento. E dietro di me, come lo potete vedere ancora, c'è Cristian, il nostro minorenne di casa Lupisinasce. Ciao Cristian. Buonasera Cinzia, anche per me è una prima volta perché è la prima volta che mi hai dato l'autorizzazione di parlare, quindi Bene. è una prima volta anche per me. Stasera gli concedo qualche secondino in più, ma non all'inizio, 2 minuti solo, mi raccomando. Inizia però, Cristian, visto che hai sempre voglia di interagire con la lettura e i risultati della nona giornata, dell'ultima giornata di Serie B. Eccola qua la nostra grafica. Nell'anticipo del venerdì il Frosinone vince per 3-1 sul campo del Venezia. Sabato segue la sconfitta della Regina Capolista 2-0 sul campo del Parma e due sconfitte nelle ultime tre partite. 3-3 pirotecnico tra Palermo e Pisa, 5-1 addirittura del Modena sul Como, tanti gol in questa giornata. Genoa che, come ben sappiamo, sbanca il Marulla per 2-1, reti bianche invece tra Città delle Brescia, mentre il Cagliari, tra Città delle Spal, pardon, mentre il Cagliari ha la meglio nella squadra di Clotè per 2-1. Benevento Ternana finisce 3-2 a favore dei rossoverdi, che si issano in testa alla classifica con una grande rimonta. Il Bari cade per la prima volta sotto i colpi dell'Ascoli per 2-0. Chiude il posticipo alla domenica, dove il Sud Tirol dell'ex Pierpaolo Bisoli vince sul campo del Perugia per 2-1. La classifica, come appena accennato, vede la Ternana capolista a quota 19 e un quartetto alle sue spalle a tallonarla: Regina, Frosinone, Bari e Genoa a una sola lunghezza. Seguono il Brescia a 16 e il Cagliari e Sud Tirol a 14. Questa è la zona playoff. Successivamente Parma 13, Modena e Ascoli 12, Cosenza e Palermo 11, Cosenza che per la prima volta finisce a destra, 10 spalle Cittadella, 9 il Benevento, 8 il Venezia, 7 il Pisa, 6 il Como e chiude a 4 il Perugia di un dimissionario Baldini. Bene, dopo questa carrellata è doveroso da parte di Giuseppe Leo fare il punto sulla Serie B. Vai Giuseppe. Un solo pareggio insipido, senza reti, quello tra Cittadella e Spal, per il resto una giornata ricca di gol, di emozioni, di esoneri, di ribaltamenti in testa alla classifica, dove ora vediamo la Ternana. Quinta vittoria consecutiva per gli Umbri, un primato che mancava da ben 18 anni per le Fere. Fere che vincono a Benevento 3-2 in rimonta con un gran bel carattere, il carattere di Lucarelli. Per quel che riguarda invece le squadre che erano in testa, perdono tutte, perde il Bari, perde la Regina, il Bari addirittura in casa contro un Ascoli che era molto sbiadito fino a questo momento, ci pensa Dionisi a regalare il colpaccio al San Nicola. La Regina perde a Parma, sfiora il gol nel primo tempo e anche nel secondo, ma poi Osterwolde e Valenti la puniscono senza troppe recriminazioni. 2-0 per i Ducali, che quindi continuano la propria risalita in classifica. E poi cosa dire? Il Cagliari che alterna buone prestazioni a prestazioni decisamente sottotono. Questa volta è la giornata giusta, 2-1 al Brescia. Luvumbo, Deiola e Holzer al 90° i marcatori della gara, con i sardi che allungano
sul 2-0, poi ripeto il gol di Holzer all'ultimo, non serve assolutamente a nulla se non alle statistiche. E ancora in questa giornata, tra i vari numeri, mi piace ricordare la goleada del Modena, Modena decisamente positivo che ha salvato la panchina di Tesser, Modena che batte un Como ormai veramente, non dico derelitto, ma che avrà grosse difficoltà, 5-1, doppietta di Pergreffi, Armellino, Diò, Mannino, tutto questo, 4 su 5 gol su calcio d'angolo, Cutrone, il gol della bandiera, anche in questo caso assolutamente ininfluente, ma parleremo ancora di questa gara per una statistica interessante. Si muovono a piccoli passi anche Palermo e Pisa, 3-3 con i rosanero che vanno in vantaggio di 3-1, poi il Pisa reagisce, quindi la cura d'angelo sembra funzionare tra i marcatori ancora una volta Gliozzi. E ancora tra le varie partite ricordiamo quella dell'anticipo tra Venezia e Frosinone. Frosinone continua il filotto positivo, Venezia 1, Frosinone 3, i locali erano andati in vantaggio a fine primo tempo, poi la maggior qualità del Frosinone si è imposta ancora una volta per il Venezia e notte fonda. E ieri nella gara finale Perugia e Suttirol hanno terminato con il risultato di 2-1 per gli altoatesini di Bisoli, ancora imbattuti, altoatesini che passano in vantaggio per 1-0 con un gran gol di Mazzocchi su cross di De Col, poi il pareggio con un grandissimo, lo vedremo ora, gol di Melchiorri, 2-1 addirittura dell'ex perugino cosentino Carretta, per una classifica che, come abbiamo visto, vede la Ternana issarsi tra le prime, poi bene o male le squadre che erano nelle posizioni di vertice le mantengono, il nostro Cosenza che scivola a destra e in basso encefalogramma piatto per quelle che sono le squadre flop della settimana, quindi il Como, il Perugia, il Venezia, il Benevento. Diamo invece la palma della squadra migliore della settimana alla Ternana, 3-2, una vera e propria armata con le Lucarelli, quinta vittoria consecutiva. E invece per quel che riguarda il flop, non so se Piero De Cindio è... la nostra Jennifer Cavaliere ci possono assistere dalla regia. Abbiamo trovato il pasticcio difensivo della coppia del Brescia, eccoli qua, praticamente Lezzerini e Papetti. Ci lamentiamo di Matosevic, guardate che razza di doppio retropassaggio che compiono in Cagliari. Brescia dopo 10 minuti è già 1-0 per i sardi, un gol che sicuramente influirà su questa, sul risultato finale. Per quel che riguarda gli uomini della settimana ne abbiamo due, uno è Antonio Pergreffi del Modena. Abbiamo due diapositive, i suoi due gol praticamente in fotocopia. Questo è un altro man of the match che è Melchiorri. Guardate che razza di gol, il gol della disperazione del Perugia. Ormai è il portiere comunque. È il portiere, però insomma il giocatore è di quelli che c'ha i capelli bianchi, ma ci sarà un motivo. Se dalla regia mi assistono, vediamo i due gol di Pergreffi, altrimenti possiamo anche andare avanti. Questo invece è il gol di Dionisi, guardate che razza di gol anche lui. Nella difesa del Bari, che sicuramente non è una delle più perforate, Bari che era anche imbattuto fino ad oggi, quindi ha fatto crollare un piccolo record che invece altre squadre in altre categorie ancora detengono. E detto di Pergreffi, eccoli qua, i due gol su angolo di Tremolada. Tremolada praticamente ha fornito 4 assist, il Modena ha segnato 4 dei 5 gol su calcio d'angolo e 2 gol sono arrivati nella stessa maniera. Calcio d'angolo, prima da destra, poi da sinistra di Tremolada e gol di Pergreffi, che non è uno che, diciamo, per storia segna tantissimo, però il caso di Gatti del Frosinone dello scorso anno sicuramente è un bel precedente per questi giovani difensori che poi sbarcano il lunario e si fanno conoscere nelle altre categorie. Per questa settimana è tutto. Grazie. Tutto che sentirlo dal vivo è ancora più impressionante. Sì, è diverso, ha un altro impatto. Però vedere te che giochi al cellulare, no. In regia propongo il sequestro dei cellulari mentre siamo in onda, purtroppo. Dobbiamo fare anche questo con il nostro piccolo Cristian, piccolo grande, scherzo. E invece Cristian, renditi operativissimo con il punto critico sulla partita del Cosenza. Punto critico, gli ultimi 180 minuti non hai fatto un tiro in porta se non il rigore di Butic. Basterebbe questo per descrivere la prestazione, ma possiamo andare avanti, possiamo dire che sei stato 60 minuti in superiorità numerica e non hai calciato in porta, possiamo dire che in 11 contro 10, per quanto si trattasse del Genoa, che è una delle squadre più forti del campionato, sei andato a subire il gol del 2-0, fermo restando che poi ti sei rimesso in carreggiata. Si può parlare del fatto che nel secondo tempo sei entrato aggressivo, ma vi ripeto, la porta non l'hai presa, in particolar modo Martinez, diciamo che è stato spettatore non pagante, possiamo dirlo, per tutti i 90 minuti, a parte il rigore di Butic. E quindi che c'è da dire? Bisogna migliorare assai, perché è vero, 11 punti in 9 partite,
siamo comunque sopra la media, perché negli ultimi anni siamo stati abituati ad avere almeno all'inizio meno punti che partite giocate. Quest'anno all'inizio ci siamo cullati sui primi 6 punti, almeno parlo del tifoso, logicamente ci siamo cullati sui primi 6 punti. Sta di fatto che adesso in molti, leggiamo anche dei commenti, vorrebbero la testa di Dionigi. Certo è che se in 180 minuti non ti rimporta e non dai un segnale neanche di cambio gioco, non riesci a cambiare proprio qualcosa, soprattutto dal punto di vista mentale o di inerzia, bisogna farsi 2 domande. Fermo restando che gli errori individuali continuano comunque ad esserci, non voglio parlare di Matosevic, ma in generale di tutti. Lo stesso Rigione, che il secondo fallo di mano che fa in poche partite, che regala calci di rigore a squadre avversarie, quindi comunque c'è da migliorare in tutti i reparti. La solita carenza offensiva, pochi palloni giocabili per le punte, quindi non voglio vedere tutto nero, perché tutto nero non lo è. Però se per la prima volta dopo 9 giornate siamo passati nella parte destra della classifica e adesso siamo a 3 punti dai playout, vabbè che c'eravamo anche prima, però adesso li vediamo più vicini, c'è da porsi qualche interrogativo. C'è da porselo, sì. Dalla Germania scrivono: Dionise non è allenatore per il Cosenza, Piero la banca. E questo diciamo che è un po' il pensiero di tanti, in quanto sto intravedendo i commenti. Veramente tutti stanno puntando la testa di Dionigi più che la testa alla panchina, però di questo ne parleremo insieme questa sera. Volevo interrompere solo un secondo il momento calcistico per salutare Marida Ciardullo e farle gli auguri, in quanto è diventata dottoressa, quindi tanti auguri Marida da parte di tutti noi. E auguri, si uniscono anche gli ospiti ovviamente. E invece vogliamo iniziare ad analizzare con gli ospiti. Partiamo da Francesco. Allora, più o meno diciamo l'idea, una panoramica l'ha fatta Christian, ma ognuno ha dei punti di vista molto personali. Mister Dionigi cambia assetto tattico e prova alle 2 punte e la difesa a 3. Nonostante questo intervento abbiamo avuto un buon inizio, appunto come diceva Chris, con tiro di Butic e una diciamo mezz'oretta di gioco contenuto perlomeno. Però purtroppo dopo presto, cioè subito quasi, è arrivato il tracollo. A questo punto, secondo te, è un problema che esula dal modulo o è piuttosto un problema degli uomini? Ma francamente sono sorpreso in senso negativo, ovviamente, anche perché il Cosenza ha un ragazzo che in questo momento non gioca, che si chiama Zilli. Per carità, senza nulla togliere agli altri attaccanti che entrano in campo oppure restano in panchina, però io su questo ragazzo punterei. Così come i problemi di astinenza in questo momento del gioco del Cosenza, perché non, tra l'altro non partecipa, non si propone molto in attacco, sono pochi i tiri in porta, lo ricordava anche Christian. Non dimentichiamoci, ma questo non vuole essere un attenuante nei confronti di Dionigi, sul quale continuo ad avere un giudizio ancora negativo. Perché è un allenatore che negli ultimi anni, si sa, non ha portato grandi risultati nelle squadre che ha allenato, anzi è stato spesso esonerato. Sempre, non spesso. Ecco, e quindi diciamo il suo curriculum parla da solo. Però ecco, voglio dire che forse la mancanza di Florenzi questo momento si sta avvertendo, perché è l'unico centrocampista, ma io dico che è l'unico calciatore del Cosenza che riesce ad accendere la partita, è l'unico che quando ha il pallone tra i piedi qualcosa si innesca, mi ricorda un po' il Barella della situazione. E quindi la mancanza di Florenzi io non la sottovaluterei. Però ripeto, noi sono anni che al Cosenza non vediamo un terminale d'attacco
di un certo spessore, uno che quando si trova davanti alla porta la butta dentro. Mi riferisco a Tutino. Abbiamo avuto Tutino, dopo Tutino io non ho visto più nulla. Sì, Rivière e Asensio. Però ecco, Asensio è stato un po' in quelle 10 partite famose che si è messo in mostra. Rivière è stato più continuo, è stato più costante, però non ci sono stati grandi attaccanti e questo purtroppo ci fa, ci penalizza, come dire, ci penalizza, ci fa avere brutti presagi per il futuro. Ecco, diciamo, non ci fa essere ottimisti, anche se noi ci proviamo in tutti i modi. Volevo salutare Maria Luisa Maiolo che ci segue dalla Svizzera. E andiamo con Andrea che è un po' il lato opposto, diciamo, questa sera. Saverio Chianelli scrive: Dionigi out. Ormai comunque, hashtag, sì, c'è proprio l'hashtag, quindi cioè, vorrei dire. Allegri Dionigi e Inzaghi, non so chi ha messo peggio in questo momento, ma a livello di hashtag. Inzaghi penso si sarebbe salvato. No, ma forse Inzaghi sì. Più Allegri Dionigi. Volevo dirti, Andrea, posso, sì? Hai visto le nostre interviste con Roberta? Erano tutti arrabbiatissimi e ancora è arrivato il secondo gol appunto contro il Genoa in seguito a un'indecisione del portiere Matosevic che comunque sfiora la palla, non riesce a buttarla fuori dalla porta. Lo stesso Dionigi ammette che il secondo gol del Genoa nasce da un nostro infortunio. Cosa si può fare per ridare fiducia a questo portiere, secondo te? Perché un po'... Semplicemente non metterlo sulla graticola come, diciamo, il dio di tutti i nostri mali. Perché comunque, come si sviluppa l'azione, come arriva la palla a Strootman, come va a contestare Rispoli... il giocatore, visto che è stato controllato al VAR del Genoa, che poteva ostacolare la vista di Matosevic. Perdonami, Andrea, il microfono lo dovresti tenere fermo e alzato. Stavo dicendo, ci sono tanti fattori che hanno portato al gol, non è solo l'errore singolo di Matosevic, così come il gol preso a Reggio, sia il primo in cui Rispoli si fa passare la palla sotto le gambe e sia il secondo in cui Vallocchio non va a chiudere il tiro di Venez. E prendersela solo con Matosevic mi sembra abbastanza ingiusto. Sicuramente c'è qualcosa da rivedere dal punto di vista strutturale. Quindi io noto che tante critiche vengono mosse a Dionigi, ma nessuna è stata mossa al direttore Gemmi, che forse sulle corsie esterne poteva fare qualcosina in più, perché secondo me il Cosenza ha una carenza sugli esterni che per il tipo di gioco che si vuole fare ti porta anche a creare poche occasioni e mettere poche palle dentro per gli attaccanti. Nel dubbio diceva Michele De Marco, Rosito out, nel dubbio. Mi meraviglio come è arrivato solo Michele e non altri. Michele De Marco lo salutiamo pure. Volevo chiedere a Giuseppe, tutti invocavano Calò, adesso leggeremo anche qualche messaggino. Tutti appunto invocavano Calò dal primo minuto, in quanto lo abbiamo visto, ma sempre sul finale delle partite. Così Bisoli decide di farci contenti e inserisce Calò, però purtroppo la prestazione non è stata delle migliori. Aveva ragione Bisoli o secondo te dovevamo goderci solo gli scorci finali? Io direi che siamo contenti ma fessi, nel senso che alla fine l'ingresso di Calò è stata forse la nota più deludente della giornata. Io stesso, diciamo, ne invocavo l'ingresso, però se questo è il Calò che abbiamo in dote dopo, diciamo, quasi 2 mesi e mezzo dal suo arrivo, sicuramente la situazione non è florida. Con poi, come diceva il collega Florenzi fuori, il problema diventa molto pesante. Si parlava della carenza di attaccanti, qui il problema è che nelle annate io non ho mai visto un centrocampo davvero all'altezza della serie B, di fare la serie B, perché poi puoi avere anche i centravanti, ma tu non li servi, non li metti in condizione di presentarsi negli ultimi metri, poco cambia, insomma, quindi il problema persiste. Per cui Calò, sì, fino all'altro giorno ti potrei anche dire va bene, proviamo a ripristinarlo, però di questi passi, con questo giocatore che perde palle ha quella difficoltà anche nel rincorrere il diretto avversario contro un Genoa molto più fresco,
Il problema temo che persisterà anche nelle prossime settimane e quindi non sarà qualcosa che riusciremo a risolvere in tempi brevi. Questo è un grande problema. Quindi l'augurio è che Florenzi si riprenda presto, che ci sia un assetto di centrocampo diverso, probabilmente meno improntato a questo gioco sulle fasce che abbiamo visto che non funziona, perché né Rispoli e né Panico sono riusciti a dare il benché minimo fastidio al Genoa. Ma anche Gozzi. Già dall'altra parte, chiaro, dall'altra parte invece aveva un Sabelli scatenatissimo sin dai primi minuti e portava questo terzino altissimo contro una difesa a tre, la nostra, che ha ballato, anche se poi i gol sono arrivati dalla parte opposta per il solito annoso problema di Rispoli di cui parlava. Ah, tra parentesi, giusto perché... Un'altra curiosità. Sì, fammi, poi devo dire una cosa importante, perché se no mi dimentico, vorrei fare un abbraccio grandissimo a Ernesto D'Ambrosio che questa notte ha perso il padre, quindi ci uniamo al dolore della famiglia. Ci dispiace tanto e io volevo riprendere con te anche un altro calciatore. Cosa mi dici invece di Voca? Secondo te è corretto tenerlo in panchina in questo momento? No, assolutamente, perché è uno dei pochi giocatori che può dare equilibrio e può dare una mano a entrambe le fasi, ed è un giocatore da interdizione che può in qualche modo dare un equilibrio a una squadra che equilibrio sembrava averne, ma in realtà qualcosa sembra essersi rotto. I tre gol di Reggio Calabria, i due gol subiti a stretto giro contro il Genoa non fanno dormire sogni tranquilli. Una squadra che aveva come sua capacità quella di restare in partita, invece è uscita troppo presto alla partita a Reggio Calabria, ecco, contro il Genoa, tra l'altro pochi secondi, pochi minuti dopo la superiorità numerica. Questi sono episodi che dobbiamo assolutamente portare dalla nostra parte. Giocatori che danno sostanza, densità, palleggio e possesso palla a centrocampo servono come il pane. Servono effettivamente. Io volevo chiedere a Christian, nella ripresa, per provare diciamo a recuperare la situazione, Dionigi inserisce diversi attaccanti, ma che succede? Ad un certo punto Brignola si ritrova ad occupare la posizione di terzino in una difesa a 4, creando un po' una situazione diciamo confusionaria. Secondo te c'è realmente confusione in questa squadra? Ti direi di sì come di no, nel senso che la confusione viene creata dai risultati e dal mancato gioco, perché noi siamo qui a parlare dicendo che il Cosenza non ha tirato in porta per 180 minuti, che ha giocato due partite pessime, ma sicuramente i giocatori, l'allenatore, il direttore sportivo, l'ambiente avverte comunque le stesse nostre emozioni, quindi è normale che poi quando inizia a giocare male le cose si fanno più complicate. Secondo lo stesso principio, quando giochi bene poi anche magari la giocata complicata, vista la fiducia, l'entusiasmo ti viene. E adesso noi stiamo cavalcando l'onda al contrario, e io credo che qua più che confusione ci sia mancanza di qualcosa, non saprei neanche indicare cosa. Probabilmente sì, il problema attaccante se ne è parlato nelle ultime puntate, ma anche prima lo diceva Francesco, evidentemente non ha funzionato la Rivei, o comunque non sta funzionando Butic. Nasti una volta gioca e 20 partite rotto. Ogni tanto spazio a Zilli, diamolo, perché magari come l'anno scorso entrava a gara in corso e ti faceva la differenza, al play-out dopo 20 secondi ha creato la palla gol che poi ha permesso alla Rivei di portarci in vantaggio. Quindi insomma ci sono dei giocatori che andrebbero anche sfruttati meglio. Poi una critica personale, attenzione a quella che farò adesso, potete anche prenderla a male. Io me la prendo non tanto con un giocatore che sta dimostrando secondo me molto poco, che è Gozzi, quanto con l'allenatore. Perché onestamente, se tu continui a perseverare nell'errore, almeno io lo reputo un errore, poi non so voi, però io lo reputo un errore, se tu continui a perseverare e ogni partita ci sono gli stessi effetti, fa Gozzi, evidentemente c'è un qualcosa che non va. Ma il problema è chi gliel'ha messo a disposizione. Vabbè, sicuramente, cioè, però se io ho quello a sinistra, non è che ci posso andare a me, se no poi ci rendiamo che Brignola gioca a destra perché Martino è squalificato. Cioè, il problema è che se c'è Gozzi a sinistra come alternativa a Panico, e già quando dire che Panico si è titolare, esatto, perché è un ragazzo che l'anno scorso tu hai preso e è andato in prestito, adesso sta facendo il titolare fisso ed è inamovibile. Allora qua c'è qualcosa che non va, quindi prendersela solo a questo povero Dionigi mi sembra un pochino eccessivo. Vabbè, cioè qua va analizzata a 360 gradi la situazione, è facile fossilizzarsi solo sull'allenatore. Più che altro quello che mi viene la riflessione più pronta diciamo che ho sulle parole che hai appena detto tu,
Ok, Panico non è un fenomeno, ci siamo accorti. Gozzi sta sbagliando, perché non provare anche per sbaglio a dare spazio anche 10-20 minuti alla Vardera, che comunque un giovane che tu hai cresciuto, che ha fatto un buon precampionato e che hai improvvisamente accantonato per due giocatori che almeno al momento, a mio modo di vedere, sono altamente insufficienti. Poi se l'esperimento non va a buon fine, amen, però provaci. Diciamo che nelle ultime partite purtroppo una pecca importante è che non vediamo nei calciatori la voglia di vincere o comunque di riprendere le situazioni. Sarà finita forse la carica che aveva lasciato Bisoli, comunque pure questo dovremmo scoprire. Due tiri in porta, ci ha lasciato relativamente perché pochi giocatori sono rimasti all'anno scorso, però... No, un attimo solo, perché stanno arrivando un sacco di messaggi, li leggerò a breve. Adesso facciamo leggere le pagelle al nostro Christian di Sergio Crocco, vai. Ho dato un'occhiata rapida e c'è da mettersi la mano nei capelli. Giustamente. Allora, partiamo da Matosevic, 4 e mezzo. Sempre gli stessi gol presi, sempre la stessa serie in porta. Ah, così, senza mezzi termini, va bene. Rispoli 5. Cocente delusione, non fa nulla di ciò che si ci aspetta da lui. Meroni 5 e mezzo, non fa grandi danni, ma del marasma generale non emerge. Dal marasma generale non emerge. Rigione, anche lui 5, altri errori da bambino, gli ennesimi. Panico 4 e mezzo, mi fa quasi tenerezza. Catapultato in una categoria che non gli compete, cerca di fare il possibile, che è troppo poco. Venturi 6, cerca come può di arginare i giganti liguri, vi riesce a sprazzi. Calò 5, inizia bene ma poi calò di brutto. Questa è brutta da leggere. Brescianini 6, il ragazzo ha grandi qualità ma predica nel deserto. D'Urso 5 e mezzo, cerca di dare qualche geometria alla squadra e non ci riesce quasi mai. Nasti 5 e mezzo, mezzo vuoto e solo di incoraggiamento, una presenza impalpabile. Butic 6, l'unico che crea qualcosa, intendiamoci, niente di speciale, ma almeno ci prova. Voca 5, non ne prende una. Gozzi 4, il calcio è una cosa seria. Brignola 4, irritante e rispettoso, è l'unico giocatore del Cosenza di quest'anno che io metterei fuori rosa, gli altri almeno ci mettono l'impegno. Mi trovano personalmente abbastanza d'accordo. Voi vi trovate d'accordo con le pagelle? Sì. Allora, Alba Albano Giovanni scrive: molto spesso ho sentito dire che questo Cosenza è più tecnico di quello del passato recente. Ma siamo sicuri di questo? Siamo sicuri che abbiamo un organico, inorganico, un sostituto di caso? Siamo sicuri di avere un sostituto di situm? Liotti, Camporese, Millico? È una riflessione che ho anche fatta. Sì, però non vuol dire che se non ci sono sostituti per questi giocatori, e non ci sono, perché sulle fasce abbiamo problemi anche con le punte leggere, perché abbiamo un attacco fatto comunque di attaccanti che potrebbero fare in teoria da soli reparto, non vuol dire che la qualità per forza debba essere più scadente. Io ho detto che secondo me ci sono alcuni elementi che hanno delle doti e le caratteristiche che nella squadra dello scorso anno avrebbero fatto la differenza. Mi riferisco per esempio a Brescianini, secondo me anche Convinc, anche se abbiamo visto molto, molto poco sulla carta, anche D'Urso, però questo D'Urso e questi Brignola, posizione, fuori posizione, servono veramente molto poco al Cosenza. Quindi secondo me l'una non esclude l'altra, però apprezziamo la riflessione dell'amico Giovanni. Francesco Valerio Calendino scrive: penso che anche lo spogliatoio inizi a sconfessare l'allenatore, troppo rinunciatari e spenti, impressione mia. Che non è neanche da escludere. Tino Casaula scrive: bravo Christian, preciso come sempre. Hai un fan, salutiamo Tino. arrivano tanti messaggi. Nello Salvatore Mannarino scrive: Cinzia, puoi chiedere a Rosito se imita il nostro idolo? Chi è il vostro idolo? Non si può fare, no, non si può fare. Come non si può fare? Si può se fare. Lo chiedono vuol dire no, che ma si è, può è fare. Salvatore, è Cimeca, cioè il soprannome è Cimeca. Poi c'è Davide Petracca che è molto simpatico, ha fatto ridere, raga. Vai che ci vediamo in Serie C, forza Castro. Speriamo di no, Davide. È più probabile che il Cosenza vinca la Champions, non che il Castro. Salutiamo i amici Castrovilla. Allora, perché poi, col Catania non penso che ci non è andata granché bene. È un altro messaggio che merita. Ivan Leo, buonasera. Che bel cognome. Infatti, sarà ciao, tuo Ivanucci. Parente.
Buonasera a tutti, il male dei lupi non è solo di Dionigi, specialmente quando vedi che in 11 contro 10 non c'è stata mai la voglia di vincere e pertanto il signor Gemmi ha anche le sue colpe come tutti i giocatori. Quindi vediamo di cambiare rotta perché con questa Serie B è facile cadere a picco. Infatti è semplicemente un altro che la colpa, sono d'accordo, non è tutta di Dionigi, però stagione in corso. Non puoi cambiare i giocatori a ottobre, l'unica cosa che puoi cambiare per dare la scossa è l'allenatore. Esatto. Di conseguenza tutti si accaniscono contro di lui, che per me è sbagliato. Considerando che devi ancora giocare col Perugia, col Venezia, con squadre che sono praticamente... No, l'Ascoli non tanto, perché... Vabbè, l'Ascoli è... state prendendo. Ci sono squadre in netta difficoltà. Ok, allora, visto che ora stiamo tutti soltanto Bisolone, guardate che ha giocato queste sei partite contro cinque squadre che sono nelle ultime sei posizioni. Tutte squadre che hanno cambiato l'allenatore, addirittura il Como si è presentato senza allenatore contro il Sud Tirol. Quindi aspettiamo un pochino il calendario e tiriamo le somme. Cerchiamo di arrivare alla riapertura del mercato in una certa posizione. Allora lì possiamo parlare. Perché comunque abbiamo perso contro una squadra come la Regina, che ha rifilato 3-4 gol in casa a tutti senza subirne uno. E con il Genoa, che comunque... la persona che ha fatto il secondo gol è un certo Kevin Strootman. Non stiamo parlando dell'ultimo arrivato. Prima è l'infortunio, abbiamo affrontato. Quindi, sì, ma noi contestiamo più che altro. Sì, l'atteggiamento, sicuramente c'è qualcosa da rivedere. Però esatto. Le somme a gennaio, non pensiamo subito a cambiare l'allenatore. Perché non anche perché adesso non abbiamo grande scelta. Guarda dietro quello che sta succedendo. Questo sicuramente. Però attenzione, che è arrivato un comunicato stampa di questi giorni, di ieri, da parte del presidente Guarascio. Ci sono state alcune dichiarazioni. In genere Guarascio è stato sempre silenzioso. No, è sicuramente un ultimatum, quindi io infatti l'ho preso proprio in questo senso. A me è sembrato un ultimatum da parte di Guarascio. Esatto, secondo me. Se qui non arrivano i risultati, i gol, io credo che a Natale non arriverà. Non mangiamo il panettone con Dionigi. No, poi il discorso è diverso. Non Natale, se tu a Ferrara perdi senza tirare in porta, senza giocare, Dionigi dopo Ferrara viene cacciato. Sì, allora, ma io poi voglio chiedere al posto di Dionigi al momento, cioè, e chi vede? Non lo so, ma serve dare una scossa. Non lo so. Zaffaroni. Va bene, ma ricontrattualizzare. Zenga, certo. Che bello, uomo, dai. No, poi ci sono allenatori da proprio le basi come Scienza, Marchionni, Massimo Oddo, che cioè, non è che sono tutti questi fenomeni. Ma Scienza. Salutiamo Gino Caniglia che ci saluta. Andorra. Stefano Ricci, un caro saluto agli amicissimi della grande famiglia di Lupi si nasce. Guardare sempre avanti senza troppo rimuginare, questo deve essere in generale nella vita. Al Mazza incenteremo i nostri ragazzi e il mister anche per vendicare gli atroci torti dell'ultima volta in terra estense. Quella punizione di Esposito ancora grida vendetta. Quindi ma chi è che se lo scorda che in due settimane abbiamo perso 6 punti oltre il recupero? Ma invece di Gozzi cosa mi volete dire? Io ho già parlato. Tu hai già parlato. Mi ha fatto rimpiangere, sì. Giuseppe, su Gozzi. Credo che sia abbastanza eloquente. No. Tanto è partito bene quanto ora, purtroppo anche lui, per quanto abbia quel dinamismo iniziale, però poi di fatto sulle fasce la musica non cambia, per cui c'è da fare una riflessione profonda. Anche sul terzino sinistro, una cosa che si sapeva, l'abbiamo detto anche negli speciali del calciomercato, quando parlavamo con gli operatori di mercato a Milano, dicevamo, vabbè, ma la mattonella sinistra che si fa? Si tiene così, si risolve in qualche modo, no? La decisione di Gemmi, ma anche di Dionigi era questa. Esatto. Quindi ha tutto risaputo. Gennaro... Io credo che le cinque parole di Andrea valgano più veramente di 1000 libri. Gennaro Iacchino scrive: io penso che non dobbiamo protestare per i giocatori e il mister, questa è la squadra, dobbiamo star vicini e caricarli il più possibile, forza Cosenza. Certo, questo è quello che normalmente facciamo. Marida Ciardulla: Andrea, non mettiamo in dubbio la superiorità della Regina, qui stiamo contestando l'atteggiamento della squadra, una squadra rinunciataria. Sì, è in gran forma Marida, è in ottima forma, ancora sta festeggiando la pizza rustica. Fatemi portare la pizza rustica da Marida, che... Andiamo con Andrea. Mister Dionigi, nel rispondere alle domande dei giornalisti nel post partita, parla di un primo tempo impostato bene e ben giocato dai suoi uomini, finché un paio di episodi hanno messo la partita in salita per la sua squadra. Incapace però nella ripresa, scusate, per stessa ammissione appunto del tecnico.
di impensierire, scusami Andrea, un po' d'acqua. Mi spieghi che stai facendo? Regia, un po' d'acqua per favore, che qua... mi stai sbirciando. Io non lo so, guardate in queste trasmissioni cosa succede. Comunque, l'ha messo appunto il tecnico, seppure in superiorità numerica, niente, purtroppo non siamo riusciti a svoltare questa partita. Anzi, peggio. Abbiamo fatto sì, peggio. Ma infatti io penso che prima del rigore il Genoa non si era mai reso pericoloso. Sì, sono dei cross comunque, sì, ma non hanno già lo stato. Per me sì, la partita era stata impostata nella maniera giusta. Paradossalmente, dopo il raddoppio il Genoa è impostato la partita come voleva, cioè nel senso atteso il Cosenzi, il Cosenzi è stato incapace di rendersi pericoloso, in contropiede hanno rischiato addirittura di fare il terzo. Però sì, l'analisi non è poi così del tutto sbagliata. C'è un problema tecnico, questa sera è una problema puntata idraulico. Molto... Ah, l'acqua, grazie, sì. Io sono influenzata, ma per lupi si nasce. Ma va, vai, anche tranquillo, diretto, vai tranquillo, vai tranquillo. Ma Andrea, grazie, non penso che venga a Cosenza. Non credo che si metta alle dipendenze di Guaraci. Salutiamo Marco Malizia, Angelo Panaia, Alessandro Tiesi, Pierluigi Gambero, Nunzio Garofalo e tutti quelli che ci state seguendo. Avevi terminato, Andrea? Sì, perché mi sono distratto sì. Un attimo. Ok, Francesco, sempre Dionigi, adesso abbiamo il focus su Dionigi, ha parlato di una squadra che ultime due gare a parte ha un progetto tattico, un'identità ben definita. In più ha aggiunto che il cambio di schema, il passaggio 3-5-2 è stato dovuto soprattutto al tipo di gioco che effettuavano gli avversari. Il Cosenza, secondo te, ha davvero una sua identità di gioco? Ma al momento sì. Se Dionigi pensa che questo Cosenza abbia un'identità di gioco, io non so su cosa basa queste sue affermazioni, perché è una squadra che difende, è una squadra che attende l'avversario e poi nulla. E poi non succede perché più niente. Perché due tiri in porta non può essere una reazione infatti, degna a un infatti, quindi io queste sue... affermazioni che tra l'altro ho sentito in conferenza stampa nel dopo partita, anche se io non c'ero, non l'ho seguita, lasciano il tempo che trovano. Per me questa squadra non va bene, io non la vedo messa bene in campo, no. dovrebbe dare quella spinta in avanti che le squadre che hanno voglia di vincere le partite queste cose le mettono subito in mostra, parlano un linguaggio molto immediato, molto chiaro agli avversari e quindi secondo te smentiamo questa sì. Affermazione, va bene. Sempre su Dionigi, vai Giuseppe. Dionigi ha ammesso che questa squadra ha una palese difficoltà offensiva, è un po' visibile agli occhi di tutti. Dalla Germania alla Svizzera se ne siano resi conto. Però lui l'ha ammesso, quindi è sempre un passo avanti, sottolineando anche il fatto che la storia dei suoi attaccanti parla chiaramente di una scarsa propensione a numeri importanti dal punto di vista delle realizzazioni. Con questi uomini, quindi, quelli che abbiamo al momento e che fino a gennaio dobbiamo tenerci o mescolare, comunque questi sono, secondo te il Cosenza sarà in grado di risolvere il problema offensivo, che è un grande problema perché le partite le svoltano loro la maggior parte delle volte? Però me lo fai porre un quesito: perché se questi attaccanti sono dalla storia, diciamo, dalla scarsa realizzazione numerica, perché li abbiamo presi allora? Perché non si è pensato in qualche modo a prendere un giocatore che garantisce quel bottino di gol che ci serve? Questo è il primo interrogativo che faccio. Il secondo è che il Cosenza storicamente, non so Cristian cosa stia combinando, nella propria Paolini, storia Paolini abbiamo in Serie B, quando Cristian era nella pancia di sua madre, il Cosenza militava in Serie B, abbiamo avuto delle annate dove non c'era un attaccante, diciamo, principe, e la squadra comunque si sorreggeva sugli inserimenti dei centrocampisti, sui calci d'angolo, sui rigori. Ci sono vari modi di intendere il gioco offensivo di una squadra: quando è tutta la squadra ad attaccare, c'è un gioco corale, il problema attaccante paradossalmente viene meno.
Io in realtà darei fiducia a questi attaccanti, perché a me Zilli non mi sembra un attaccante che non possa segnare nei momenti determinanti. Gli 8 gol di Larry Payne non mi sembrano in mezza stagione, non mi sembrano un bottino, è una storia di calciatore che segna, che può segnare poco. E anche Butic, che ho contestato ferocemente, mi è sembrato che abbia dato qualcosina in più nell'ultima gara, almeno dal punto di vista delle motivazioni. Quindi, partendo da questa base, io dico che bisogna cambiare proprio l'idea di gioco di questo Cosenza, che tutta la squadra possa partecipare al gioco offensivo, perché non è concepibile attaccare con 1/2/massimo 3 giocatori e avere una squadra che sì, sarà anche stretta, corta in alcuni momenti, ma poi è scollata quando si tratta di attaccare. E vedo una squadra molto impaurita, una squadra che tocca palla in difesa e la butta senza ragionare, una squadra che col pallone tra i piedi fa delle scelte non comprensibili. Quindi, se non si parte, non si mette mano a questo tipo di gap, sicuramente puoi avere anche l'attaccante migliore del mondo, ma strada e gol non ne fai, tant'è che siamo l'ultima squadra per assist, per tiri in porta, tra poco anche per gol fatti. Insomma, una bella gatta da pelare per Dionigio. Per no, fino a quando c'è il Perugia, per gol fatti ancora siamo a posto, anche sì, perché il Perugia segna solo con i gol di Melchiori, sì, deve fare quel tipo di gol, per il resto insomma chiamare consolazione che dobbiamo fare, però va bene. Io punterei invece il focus su due cose simpatiche di questa partita. Alla fine anche diciamo nelle situazioni tristi e sconfortanti dal punto di vista dei risultati riusciamo a trarre il positivo. Andrea, un gemellaggio quello tra Genoa e Cosenza, le tifoserie sono molto amiche, che praticamente appunto da sempre unisce questi due popoli, ha portato a vedere delle scene molto carine, insolite, in città abbiamo visto i tifosi che godevano della bellezza della città di Cosenza, abbiamo visto tavolate di tifosi misti, che è una cosa difficile da vedere, però diciamo un bel clima. Non sarebbe bello vedere queste scene ogni volta, perché alla fine il calcio non dovrebbe insegnare proprio questo, come tutti gli sport? No, cioè non sarebbe male, però è abbastanza utopistico, perché il campanilismo è anche un altro aspetto del calcio che secondo me è fondamentale. Senza rivalità il calcio non sarebbe tale. Sì. Però la rivalità forse è solo sul campo. Sì, no, diciamo, assolutamente. Dal campo sarebbe bello. Io ora ti dico faccio una battuta che l'ho già detta pure a diversi miei colleghi. Ok, questo è gemellaggio, ma io ho sempre avuto una simpatia per la Sampdoria, quindi a me non è che me ne frega più di tanto. Infatti la domanda l'hai fatta alla persona sbagliata. Scherzi a parte, no. Penso che sì, queste scene sono bellissime, però anche il campanilismo, la goliardia, sono tutti aspetti che devono far parte del calcio. Scrive Mirko Borrelli, senza Florenzi non c'è nessuno che salta l'uomo. Quando tornerà in campo? Beh, lo scopriremo quando lo vedremo. Nuovo. Luigi De Scisciolo, buonasera a tutti, lo salutiamo. Marita aveva scritto qualcosa, ma no, io un bacio a Marita, dove si firma per la pizza rustica a Milano? Cioè, sono pronto. Organizziamo una sono trasferta, ti veniamo a trovare. No, solo Marita, che trasferta? Sì, lui pensa solo a mangiare. Sta. Bene. Mi avete fatto venire un interrogativo in mente. Pensavo fame. No, vabbè, a parte quello, visto che si parla del rientro di Florenzi, e se dovesse essere come l'anno scorso, che improvvisamente senza Vaisanen inizia a prendere caterbe di gol, poi rientra lui e un attimo ti assesti? Speriamo, ovviamente non me lo auguro, però, perché ci vorrà anche per lui l'anno nuovo, però... No, Vaisanen si è allenato regolarmente, era in panchina. Allora così se... Vaisanen era in panchina, non è smaltito. Speriamo di essere in campo anche... Speriamo rientri subito, perché o almeno è una coppia collaudata, mettiamola così, Rigione Vaisanen, perché comunque giocano insieme da tempo. A proposito di Rigione, vi è piaciuto il fallo di Mani? Il secondo che fa un po' familiare, insomma, sono cercato di evitare. Facciamo rispondere a Francesco, vi è piaciuto? Cosa? Dico, trovi anche un po' di disattenzione nei singoli, negli episodi, saltare in quel modo può capitare, per carità, però ha cambiato una gara che di fatto si stava un po' assestando, un Genoa come diceva bene lui, che a parte anche perché Blesin aveva detto che lui temeva i primi 25 minuti col Cosenza che stava, esatto, quindi la partita si era incanalata, cioè, nella maniera giusta, giusto. Certo, pensa con l'episodio ti ha cambiato tutto. Sì, fino a fallo di mano in effetti il Cosenza non aveva demeritato, non è che si era esposto più di tanto a dei pericoli da parte del Genoa. Quel fallo di mano alla fine ha inciso,
Ha inciso. Cosenza e Genoa però condividono anche la figura stupenda di Gigi Marulla. Sabato lo stadio, intitolato appunto a suo nome, è stato teatro di una splendida iniziativa. Alla famiglia di Gigi sono state consegnate le magliette delle squadre con le firme di tutti i calciatori da parte dei capitani. Che emozione è stata, Christian? È stato bello, perché sono dei gesti che tutti vorremmo vedere. Logicamente è un giocatore che ha fatto la storia delle due squadre, più a Cosenza che a Genova, però anche a Genova lo ricordano molto bene. E tornerei anche sul discorso precedente, sul fatto dell'amicizia, il gemellaggio con i ragazzi di Genova. Beh, io ti posso dire che nelle tavolate che citavi una mi ha visto protagonista sabato sera. Addirittura. Quindi ti posso dire che sono veramente delle bravissime persone. È bello condividere del tempo con loro. Abbiamo girato per Cosenza, poi sono stato ospite sempre per Lupi si nasce mercoledì scorso su Realtà Genoana, e vi devo dire che veramente in generale sono delle persone molto molto buone, e dei pezzi di pane letteralmente. Quindi il a me fa solo piacere questo gemellaggio, e non vedo l'ora che arrivi la partita di ritorno, sempre nel ricordo ovviamente di Gigi, perché non potrebbe essere altrimenti oggettivamente. È vero, belle emozioni comunque questa, al di là purtroppo della partita, che è molto commentabile. Ovviamente, purtroppo bisogna rispondere a questo commento, per favore. Ma Capitan Corsi, perché raga, io l'ho letto, però quando c'era Corsi non l'ho levato. Ma sì, non no, è giusto, perché così adesso te la prendi con qualcun altro. Prima era Corsi, poi era Palmiero, ma Dionigi, rimettiamo Corsi almeno così. Eppure io saluto Corsi perché è un bravissimo ragazzo. Purtroppo il cosentino medio ce l'ha questo vizio di prima sputare nel piatto e poi rimpiangerlo. È proprio però, nel DNA. Però effettivamente con quello che stiamo vedendo è complicato far peggio sulle fasce, a mio modo di vedere. Quindi almeno una piccolissima opportunità, diamogliela. Così lo stesso discorso fatto per la Vardera. Tra poco è terminata la puntata, però daremo un'occhiata per appunto il prossimo match. Leggo solo due messaggi. Andrea Bartolomeo: buonasera fratelli Cosenza da Casarano. Mannaggia per sabato per il Cosenza, non mollate mai. Dai che una vittoria arriverà. Noi abbiamo l'ho perso, 15 punti, sempre primi. Saluti da Leo e Christian, sono eccezionali. Saluto a Cinzia, sempre sarà, Vi aspettiamo anche noi, ci vediamo ragazzi. Ma non in C, però noi ci auguriamo grandi cavalcate in Serie B, anche del Castrovilla, che tutte grandi cavalcate, ma noi piano di sotto. Saluto Francesco Riccardi Senior, e poi scrive Pasquale Riganello: il problema principale è l'assenza di gioco, il voler intestardistico lo stesso modulo, adattando i giocatori a questo, significa che non vedranno mai o quasi i vari Corving, Sidibe, Zilli, Sidibe, certo. Calo e Voca insieme in campo. Sta riuscendo a far vedere tutti il minimo sindacabile, con tanti fuori ruolo come Brescianini, Brignola e D'Urso. C'è bisogno di nuove idee ed entusiasmo. Beh, l'entusiasmo è quello che il modulo è stato cambiato. Sì, il modulo è stato cambiato, effetti, purtroppo. Ma non abbiamo avuto risultati. È stato peggiorativo. Ma poi cambi il modulo, cioè, bisogna pure fare un po' di rodaggio, secondo mi me. Mi fai salutare Giuseppe Tomasi, che ogni volta mi dice t'ho scritto noi. Salutiamo Giuseppe. Salutalo. Ciao Giuseppe. Vuole salutare qualcuno, perché oggi stasera è la serata dei saluti? No, saluto la mia famiglia. Bene, salutiamo la famiglia del pendolo.it. Cristian, tu non parlare. Fammi fare un appunto ironico, rapido. Abbiamo parlato di giocatori fuori ruolo. Su FIFA Voca può giocare da difensore centrale, quindi visto che stiamo avendo ultimamente molti problemi, io non lo escluderei come ipotesi. Ma non prendere via Adriano, è sempre nell'ironico. Abbiamo avuto sempre problemi e li supereremo come sempre, tranquilli, confidate nel Cosenza Calcio. Prossimo avversario sabato 22 ottobre, SPAL Cosenza in trasferta. Forza ragazzi, tutti a sostenere i nostri ragazzi, mi raccomando, non li abbandoniamo. Francesco: dopo le due sconfitte con Regina e Genoa diventa fondamentale uscire dal Palomazza di Ferrara con qualche punto. Secondo te che partita sarà? Ma io mi auguro che quella grinta dei che a volte i calciatori del Cosenza ci hanno fatto vedere in alcune occasioni venga fuori, perché poi alla fine
basta quella, no? Per dare alla partita il giusto andamento. E quindi, ecco, io per esempio torno a Zilli. A me il Zilli visto la, o lo Zilli visto lo scorso anno, quando abbiamo fatto anche i playoff con il Vicenza, ecco, quel calciatore mi piacerebbe vederlo in campo. Vorrei vedere, in mancanza di Florenzi, qualcuno che stesse lì a, a trascinare il gioco, a trascinare gli altri, ecco. Quindi questo, questo entusiasmo spero che si possa vedere a Ferrara contro la Spal. Speriamo di sì. Infatti molti scrivono di Zilli, ogni puntata scrivono per Zilli in realtà, ma speriamo bene. Andrea, sulla panchina della Spal siede da una settimana Daniele De Rossi, alla sua prima esperienza su una panchina. Ha raccolto per il momento un pareggio al tombolato di Cittadella. Che tipo di squadra sta plasmando secondo te? Guarda, a pochi giorni di lavoro, perché adesso domani giocherà in Coppa Italia, quindi secondo me non si distoglie dalla formazione che si è visto nelle ultime settimane, anche quando c'era Venturato. Poi onestamente non ho una grossa stima dei campioni del mondo diventati allenatori, anzi veramente sono stati quasi tutti, sono stati quasi tutti uno più fallimentare dell'altro. Penso a Oddo, penso anche allo stesso Inzaghi che ha vinto un campionato. Come questo Rosito? No, Inzaghi ha vinto un campionato con un Benevento che era uno squadrone, a Venezia la Serie C, però poi quando ha avuto l'opportunità, cioè Benevento è retrocesso con un campionato già salvo, ha fatto un girone di ritorno pessimo. Bologna è stato esonerato, col Milan ha avuto la chance. Forse tranne Gattuso, onestamente non vedo grandi allenatori in quella rosa. Neanche Pirlo in realtà. È vero, è vero. Giuseppe, invece, secondo te che Cosenza vedremo schierato in campo? Dionigi farà un passo indietro o si assisterà ancora al 3-5-2? Che poi è 4-3-2-1, cioè qua dipende da i numeri per Dionigi, è tutto un capitolo relativo, è troppo presto per capire come si schiererà in campo. Voglio capire lui che idea avrà nella conferenza del venerdì per capire, sicuramente c'è da cambiare, insistere su determinate soluzioni non fa bene. Io farei prendere un po' d'aria a Zilli, farei prendere un po' d'aria a giocatori che il campo l'hanno visto poco. Giochiamoci anche la carta di questo ragazzo Sidibé dell'Atalanta, cerchiamo di dare velocità, brio a un gioco che non ne ha, e soprattutto cercare, come ho anche detto in conferenza stampa e chiesto a Dionigi, di non beccare gol nei primi tempi, perché questa contraddizione forte di questa squadra che non prende gol nei secondi tempi tranne Reggio Calabria e poi prende sistematicamente gol tranne alla prima, nei primi tempi, è veramente un fardello troppo pesante per una squadra al momento troppo fragile. Sì, perché si demoralizzano ancora di più, secondo me, però vediamo, speriamo bene. E invece Christian, secondo te come sarà questa partita? Non voglio immaginarmelo, perché in primis non sono io l'allenatore, in secundis non ho idea di quelle che possano essere le reazioni di Dionigi, reazione ovviamente nel senso di squadra messa in campo e di atteggiamento. So solo che non fare punti a Ferrara complicherebbe ulteriormente la situazione. Allo stesso tempo però, attenzione, parliamoci chiaro, perché siamo sempre, non rinneghiamo quello che abbiamo detto la settimana scorsa, siamo sempre in una Serie B molto stretta. Tu perdi a Ferrara e sei in zona play-out, vinci a Ferrara e sei in zona play-off. Sì. Quindi comunque non rinneghiamo questa affermazione, però è vero che visto il momento di forma e il momento di fiducia, a Ferrara come vai a giocare, basta che con qualsiasi uomo, con qualsiasi modulo, basta che la partita te la vai a giocare, o comunque dimostri un po' di impegno, quello che nelle ultime due gare, a mio modo di vedere, con tutto che parliamo di due squadre che sono seconde in classifica, quindi meno tanto di cappello, più cattiveria, esatto, bravissimo, impegno ce n'è stato ben poco. Questo è l'augurio, scrive Francesco Riccardi Senior. Buonasera a tutti, questi due giorni abbiamo sviscerato tutta l'amarezza. A volte l'amore per il Cosenza ti fa perdere il controllo. Adesso ricompattiamoci tutti e pensiamo a ripartire con un risultato utile a Ferrara ed in caso col Frosinone. Poi si vedrà. Raga, bisogna per forza sperare. Lui il mo per due punti ne sogno quattro.
Lui si ricombatterà sicuro con Marina e sarà a Ferrara sugli spalti. Sicuro, sicuramente. Sono veramente sempre presente o in ogni dove, quando. Ecco, Mimmo, Mimmo Ferraro. Però è scaramantico, ne sono certo. Non so se vi ricordate, oggi è la giornata internazionale dello iettatore, quello che stava vicino a Paolo Bonolis. Mimmo Ferraro scrive, sarà un'altra sconfitta. No, 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 l'augurio è che invece ci sia una bella scossa e si riprendano, soprattutto con l'umore, e si crea la dinamica giusta e le condizioni giuste per sbloccare questa situazione, perché alla fine due partite contro due squadre, appunto come il Como e come il Genoa, ci possono pure stare. Ribadiamo sempre che il problema è l'atteggiamento, ma quello si può modificare. Fermo restando che il Cosenza non ha vinto con il Genoa, perché se ben ricordi c'è stata Cinzia che avrà fatto qualche macumba, perché sennò doveva venire con i capelli biondi in puntata. Io ero influenzata a casa, purtroppo non sono potuta andare. Ma Cinzia, se andiamo nei playoff, quando vado io alla Fontana di Giugno ti aspettiamo, a giugno a fare già andiamo, sei tranquillo. Sei tranquillo, sì, posso sempre dire però l'ha detto, però l'ha detto e lo fa. Vabbè, ma tanto l'ho detto perché è una scommessa a vincere. Mimmo Ferraro sottolinea, non abbiamo gioco, va bene Mimmo, ok, non abbiamo gioco, bene. Se sono qua del problema. Però anche senza gioco si punti si fa. Io sì, penso di sì. Francesco, volevi aggiungere qualcosa? Vogliamo fare un augurio a questi ragazzi? Ma io me lo auguro, appunto, come stavi dicendo, che questo Cosenza possa accompagnarci in queste giornate di calcio con almeno un bel gioco che ci faccia divertire un po' tutti. La speranza che nutriamo tutti noi tifosi in questa squadra. Spero che possa succedere con Dionigi, o altrimenti ci pensasse chi di dovere, Guarascio in questo caso, a il cambiare. Nostro capitano Guarascio, confidiamo in lei, mi raccomando. Capitano Guarascio. Io ringrazio ovviamente Francesco De Filippo del pendolo.it. Grazie per essere stato qui con noi. Seguite il suo giornale online. E poi volevo richiedere a Guarascio, siccome quando indossavate quella bellissima giacca gialla andava tutto bene, io direi, anche se non è invernale, riproponiamola. Chissà, ma pure tu bene. Però che l'hai intervistato con la giacca gialla, certo, scusami. Perché comunque io ovviamente cerco, sì, magari ci metti un cappotto sopra, però e le scarpe leopardate, la base c'è, l'importante è che c'è questa benedetta giacca gialla che è portato benissimo, quindi pure e lavanderia, così. E lavanderia, mi hanno detto che lavanderia, ma mi offro io per portarla, vengo solo, la tengo così, l'importante è che c'è questa giacca gialla. Io sto solo immaginando la scena e sto ridendo. Io ringrazio il nostro Giuseppe Leo che finalmente è qui con noi. Grazie Giuseppe per i tuoi interventi impeccabili. Grazie a voi, è un piacere. Ringrazio Andrea Rosito. Grazie Andrea. Grazie a te. Ti hanno per scritto l'invito. Un sacco di commenti. Sì, lo so, l'ho letto qualcuno. Perché... però non li potevo leggere tutti, erano simpatici. Sì, sì, sì. No, volevo salutare, hai salvato Andrea in questo modo. Ringrazio il nostro Cristian De Niccolò. Grazie Cristian. Grazie a te Cinzia, io aspetto l'invito a casa Leo. E suggeriscono da casa, fate giocare Rosito in porta. Saluto a Vittorio. No, e ci sono io come portiere, aspetto un secondo. Ringrazio la regia Piero De Cigno e Jennifer Cavaliere. E noi vi diamo appuntamento come al solito a lunedì prossimo, sperando di portare buone notizie a lunedì prossimo. Ciao ragazzi. Marita la pizza rustica. Ciao.